dubbi sono sempre gli stessi e persistono nelle stanze dell'Europa. La Commissione vede ancora troppo alto il debito pubblico, lontano da un sufficiente contenimento e che corre il rischio di aggravarsi in caso di risalita dei tassi di interesse. La bassa crescita relegherebbe l'Italia in coda all'Europa. È Pierre Moscovici, commissario agli affari economici, ad esprimere il temuto e anticipato parere negativo di Bruxelles sul nuovo corso economico che attende l'Europa. Una parola sull'Italia. Le sfide che l'economia italiana deve raccogliere sono notevoli e conosciute: un elevato livello del debito, molto elevato, bassa crescita della produttività dovuta anche a un basso ripresa degli investimenti, un elevato disoccupazione strutturale e anche un alto livello ancora di crediti in sofferenza nel settore bancario. La mancanza di progressi nell'affrontare questi problemi ci porta a concludere che gli squilibri macroeconomici dell'Italia restano eccessivi. Quindi il messaggio all'Italia è noto, però è piuttosto forte. Dovrà adottare ancora delle misure per migliorare la qualità delle sue finanze pubbliche, aumentare l'efficienza della sua amministrazione e del sistema giudiziario, rafforzare l'ambiente economico, rafforzare il mercato del lavoro e anche il sistema finanziario. Le riserve riguardano soprattutto le politiche economiche del governo Movimento 5 Stelle Lega, anche se le valutazioni finali sui conti pubblici sono rimandate a dopo le elezioni europee del 26 maggio. Per gli euroburocrati, tanto indigesti alla maggioranza di governo, i dubbi riguardano gli investimenti in discesa, sia interni che dall'estero. La riduzione dell'età pensionabile a quota 100 nell'attuale congiuntura economica non farebbe crescere l'occupazione, come nelle aspettative del governo, e aumenterebbe la spesa previdenziale. Maggior prudenza invece sul reddito di cittadinanza, antipovertà, che la Commissione valuterà in maniera più approfondita per capire l'impatto sulla crescita e gli effetti sui consumi, comunque giudicato insufficiente. Io credo che su questo il governo abbia ribadito più volte che le nostre misure che stiamo portando avanti servono a far riprendere la crescita, la domanda interna e le esportazioni e la produzione industriale. Ma proprio le due misure bandiera dell'esecutivo giallo-verde hanno ricevuto ieri un primo scontato sì nell'aula del Senato. Questo decreto legge segna un clamoroso atto di masochismo di fronte alla crisi economica che stiamo per vivere. Mancano all'appello 40 miliardi di euro, manca anche il ministro dell'economia all'appello in quest'aula, ne capisco l'imbarazzo. Mancano 40 miliardi e voi mettete 8 miliardi su un provvedimento che non aiuta la crescita. Il lavoro non si fa per decreto e la povertà, ministro Di Maio, non si sconfigge a porta a porta. Noi diciamo sì al lavoro, sì alle infrastrutture, sì agli investimenti, sì alla TAV, no alle bugie, no al decreto di questo momento. Senatrice Bernini, faccia togliere il folklore, non appartiene a quest'aula, la smetta, via! Noi siamo al governo e voi siete all'opposizione, sempre uniti, stavolta contro il reddito di cittadinanza. Ma come si fa a sedere in Parlamento e a contrastare l'unica misura che può abbattere la disuguaglianza sociale nel nostro Paese? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva.